Questa è RLB, questo è Sotterranei Pop. Rieccoci, siamo tornati subito con la musica di Junk Food, The Cold Summer of the Dead, il titolo del nuovo album, secondo disco per i Junk Food, e ne parliamo diffusamente questa sera, avendo gradito ospite dall'altra parte del telefono il nostro amico, diciamo così, che diventerà amico nostro da poco e lo diventerà vita natural durante, come sempre succede con i musicisti che passano da Sotterranei Pop, Simone Calderoni, che suona il basso nei Junk Food. Buonasera Simone, benvenuto. Ciao. E allora, grazie mille, grazie dell'ospitalità, buonasera a voi. Grazie a te. Allora, secondo disco, come dicevamo, la prima, questo The Cold Summer of the Dead, partiamo subito dal riferimento letterario che voi avete scelto naturalmente per tradurre, no? Un verso di Pascoli, addirittura di Giovanni Pascoli, una poesia di Giovanni Pascoli che è novembre, per dare il titolo a questo lavoro. Come nasce con questa scelta, diciamo così, molto particolare? Mi ripeti la domanda, scusami, perché ti sento un po' disturbato. Dicevo, no, avete scelto di titolare il disco traducendo un verso di una poesia di Pascoli, no? Come nasce questa scelta
che può sembrare così lontana dal tipo di musica che si ascolta nel disco? Dunque, ma il riferimento diciamo al verso di Pascoli era perché sostanzialmente quando ci siamo approcciati al materiale per il disco nuovo cercavamo una cornice diciamo concettuale dove insomma per poter esprimere insomma la personalità del disco, diciamo l'essenza del disco, ecco, per potergli dare una coesione, un'unitarietà, una direzionalità ben precise. E abbiamo scelto l'ultimo verso di novembre perché appunto la poesia, contrariamente magari a quello che può venirci in mente pensando Pascoli, in realtà molto scura, molto simbolista, e appunto prendendo l'ultimo verso che appunto è l'estate dei morti e traslitterandolo in inglese ne abbiamo ricavato in poche parole il titolo del disco, anche perché la poesia, a parte insomma avere una comunanza diciamo di sentimenti forse con la musica che ci apprestavamo a fare, indicava anche molto chiaramente un lasso temporale ben preciso, che è quello dell'estate di San Martino, che più o meno è il periodo attorno a cui si sono svolte tutte le lavorazioni del disco, e quindi insomma ci sembrava doppiamente calzante il titolo, poi ci suonava bene, quindi insomma, e quindi questo è stato. Avete scelto di registrare questo disco tutto in presa diretta, no? Come quasi se fosse un live. Era un'urgenza di catturare la vera essenza della band, no? E poi di non creare molta differenza poi quando si ascolta il disco, quando vi si vede dal vivo. Sì, esattamente. Noi abbiamo sempre fatto così, anche il disco precedente, che era sempre uscito per Travarobatto, era stato registrato anche quello in presa diretta. E sì, l'idea è quella sostanzialmente di documentare nel modo migliore possibile quello che però è la band dal vivo. Insomma, noi lavoriamo comunque molto con l'elettronica, con l'effettistica, con i suoni, quindi diciamo che con i loop, quindi in questo senso qui non sentiamo nella nostra musica l'esigenza di sovraincidere più di tanto. Quando poi siamo in studio preferiamo cercare di catturare live la performance della band, anche perché trattandosi comunque in parte anche di musica comunque di natura improvvisativa, insomma, che comunque comporta delle condotte strumentali che ovviamente possono variare di volta in volta, diventa poi anche un'esigenza di ascolto reciproco che c'è. Insomma, sono cose che ovviamente ha senso fare solo nel momento in cui le sviluppi in presenza degli altri, perché sostanzialmente se devi dare una risposta diciamo improvvisativa, questa non può che partire anche da quello che stanno o non stanno facendo gli altri, e quindi in quel caso lì sarebbe assolutamente impossibile replicarla in studio a tracce separate come si fa magari con molti dischi pop, ecco, senza esprimere ovviamente un giudizio di valore, è proprio una questione procedurale nostra. È anche vero che poi questa natura improvvisativa però poi va ricondotta in canoni abbastanza fissi, no? Perché poi insomma, una volta creato il brano bisogna replicarlo, o riuscite anche insomma di volta in volta ad aggiungere o togliere qualche passaggio? Ma diciamo che prevediamo gradi diversi di libertà a seconda dei brani, a seconda anche delle sezioni poi dei singoli brani, ecco. Quindi magari è possibile che all'interno di una stessa composizione ci siano, che ne so, tot battute o tot sezioni magari che sono completamente scritte, oppure potrebbe anche essere, che ne so, perché tre strumenti su quattro hanno qualcosa di scritto e un quarto è libero, oppure è lasciato libero di fare dei commenti, però magari all'interno di parametri che vengono stabiliti. Però è proprio, come posso dire, la presenza di paletti e di norme, di regole a cui attenersi, che poi alla fine secondo me va anche a sviluppare, cioè va anche a stimolare diciamo la creatività del musicista, cioè nel momento in cui ci sono comunque dei vincoli, dei problemi da risolvere o comunque delle questioni, queste se da un lato magari costituiscono dei paletti, dall'altro sono quasi sempre comunque anche delle opportunità, noi le viviamo così sicuramente. Il risultato comunque è quello di un disco
estremamente godibile e coeso, come possiamo ascoltare anche in questa nuova traccia che andiamo appunto a lanciare nell'etere in questo momento. Questi sono i Junk Food, il brano si intitola As One. È successo qualcosa nel nostro file che ha bloccato il brano. Chiediamo scusa a Simone per questo piccolo inconveniente. Adesso recupereremo naturalmente anche l'ascolto di As One. Ritorniamo a parlare del disco, Simone. C'è questa miscuglio che voi siete riusciti a fare, questa combinazione fra elettronica e strumenti classici, insomma strumenti per suonare il rock and roll. Ecco, in che misura riuscite a non far prevalere gli uni sugli altri? Ma diciamo che è giusto quello che osservi, perché è molto facile con le potenzialità che ci sono adesso, come posso dire, muovere verso l'elaborazione, diciamo, dei suoni e spingersi a un livello tale per cui sembra, cioè, si potrebbe quasi arrivare a un punto in cui la sorgente non ha alcun tipo di influenza, nel senso è possibile talmente lavorare un suono per cui potrebbe essere stato prodotto indipendentemente da una voce umana piuttosto che da una batteria, piuttosto che da una chitarra, ecco. E in questo senso qui quindi è molto importante per noi dal punto di vista timbrico comunque lasciare tracce degli strumenti che suoniamo, cioè nel senso lasciare indizi o quantomeno fare capire a chi, insomma, chi ha orecchie per intendere che si tratta comunque ancora di strumenti comunque tra virgolette acustici o comunque diciamo analogici, ecco, che vengono però processati, perché ognuno di noi appunto usa, insomma, stomp boxes piuttosto che computer, controller eccetera, e quindi li rimaneggiamo anche molto pesantemente, però cerchiamo sempre di così mantenere un minimo di legami, di imprinting rispetto allo strumento originario, crudo e crudo, ecco, mettiamolo così. Speriamo, ecco, di esserci riusciti, anche perché a quel punto lì non avrebbe molto più senso la nostra ricerca, nel senso che il mondo di sintetizzatori, di sequencer, di macchine comunque molto più sofisticate per fare certe cose non avrebbe assolutamente alcun senso, no, cercare di gareggiare con questi nuovi strumenti, però potrebbe essere interessante magari trovare una mediazione, una via personale su strumenti magari più noti, però appunto andando a lavorare sulle possibilità e trasformandoli, quindi di fatto, diciamo, come dicono alcuni musicologi, in iperstrumenti, cioè in strumenti che hanno una polifunzionalità o comunque una polifunzionalità maggiore rispetto agli strumenti originari, ecco, mettiamola così.
E allora, per dare corpo a questo discorso che stavamo facendo, recuperiamo la musica dal disco. Questo è un altro brano tratto da The Cold Summer of the Dead, The Junk Food. Il brano si intitola The Maze. Questa è la musica di Junk Food, The Cold Summer of the Dead, secondo album per i Junk Food. Ne stiamo parlando amabilmente con Simone Calderone, al quale chiediamo, caro Simone, un minuto di pazienza, perché adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo ancora con un passaggio sul disco e continueremo a chiacchierare ancora per qualche minuto insieme. Della musica, del junk food.